Allora, siamo con Ernesto Ferraioli, centrocampista del Codrongiano, su una prova maiuscola per te. La squadra però non è andata oltre l'1-1. Che partita hai visto? Insomma, qual è il tuo pensiero sulla gara? No, vabbè, la partita era buona. Sicuramente la prima, le gambe sono ancora un po' pesanti, quindi dovevamo aumentare il ritmo. Però, nonostante tutto, siamo stati bravi a recuperare subito lo svantaggio dell'1-0. Tutto sommato, siamo andati bene. Sicuramente se avremmo accelerato il ritmo un pochettino prima, più che dopo che abbiamo preso il gol, saremmo riusciti sicuramente a fare qualcosa di meglio. E magari con un po' più di concentrazione abbiamo fatto anche il 2-1, sicuramente. Senti, la squadra è andata molto bene a mio avviso in difesa e a centrocampo, in attacco però un po' troppo statici e poco movimento forse e anche poche conclusioni della verità. Tu sei d'accordo? Sì, questo fatto sì, gli attaccanti rimanevano molto fermi, poi anche gli esterni, quelli alti, non rientravano, quindi noi a centrocampo un po' abbiamo dovuto faticare molto. E la difesa sono andate molto bene, soprattutto Andrea, Sebuono, Bagnoli hanno andato bene, il centrale, Marras, anche Strina, all'esterno a destra. Un po' magari il ragazzino, forse perché è la prima partita, 16 anni, quindi un po' di emozione alla prima. Però, tutto sommato, pensavo peggio, visto il campo è molto pesante, il campo sintetico, poi l'erbetta è alta, è pesante, però abbiamo reagito bene, sicuramente possiamo solo che migliorare. Senti, quali sono i tuoi progetti, insomma, per questo campionato? Cosa ti aspetti da te? Ma guarda, io sono andato via da Udine, sono venuto qui per dare una mano, sicuramente, perché ho giocato qua a Codrongiano dai 16 ai 22 anni. Poi sono andato a Usi in 4 anni, sono venuto qua a dare una mano sperando di riuscirci e di giocare bene.